Allora, ho al mio fianco Luigi Coni, che, insomma, a cui diamo la buona serata innanzitutto, che sarà, adesso possiamo dirlo, ancora subiudice, il prossimo direttore generale del Teramo. È un po' strano darle il benvenuto nello stadio di Pontedera e soprattutto dopo questa partita andata male, decisamente male per il Teramo. Intanto buonasera a tutti e grazie per il benvenuto. Sì, sicuramente oggi è stata una partita non esaltante. Io ho visto il Teramo in qualche precedente gara e ha fatto sempre molto molto bene, secondo me, al di là dei risultati. Oggi diciamo che la prestazione mi ha lasciato un po' perplesso perché ha iniziato benino, poi dopo ci siamo un po' persi, ci siamo allungati, ci siamo disuniti contro una squadra sicuramente giovane e ben organizzata che ci ha fatto sicuramente soffrire. Ecco, immagino che abbia preso anche qualche appunto. Cosa riferirà ai fratelli Mario e Davide Ciaccia? Cosa serve, se serve qualcosa? Immagino di sì. Ma questo lo vedremo più avanti, adesso sicuramente ci siamo appuntati qualche cosa, ce la siamo appuntata perché logicamente, come dicevo ai suoi colleghi, siamo di a Teramo sicuramente non per cambiare aria, ma insomma l'idea è quella di fare qualcosa di soddisfacente per noi e per la piazza, perché comunque dovremmo far gioire i tifosi che anche oggi erano comunque. C'era un bel seguito, quindi vorremmo soddisfare le esigenze della piazza e sicuramente anche le nostre soddisfazioni personali. Ecco, come arriva Luigi Coni a diventare, lo diventerà ufficialmente tra qualche settimana, direttore generale del Teramo, questo legame con la famiglia, con i fratelli Mario e Davide Ciaccia? Diciamo che è un rapporto che ormai è quindicennale, ci conosciamo dal 2010 quando abbiamo lavorato insieme alla Cisco Roma prima, Atletico Roma dopo, e rapporto che è rimasto duraturo nel tempo anche nelle attività extra calcio, quindi lavoriamo anche nelle aziende, siamo a stretto contatto, quindi siamo persone molto legate. Le faccio un'altra domanda. Si è parlato, non so se è la verità o sono solo indiscrezioni giornalistiche, per il ruolo di direttore sportivo, una figura che, insomma, a Teramo c'è stata fino a qualche tempo fa, Sandro Federico. È una boutade, una ricostruzione giornalistica, un'ipotesi giornalistica, oppure c'è qualcosa di vero sul fatto che sia stato lui il tramite, insomma, tra la vecchia presidenza, mettiamo così, Iachini, e la nuova? Ma guardi, ormai oggi in questo momento diciamo, di voci, di chiacchiere ce ne sono talmente tante sui calciatori, sui dirigenti. È vero o no? Siamo partiti oggi, stiamo cercando di strutturare una società che sia adeguata per quello che sono i progetti della proprietà, insieme al presidente Iachini, poi d'accordo, questo è da sottolineare. Perché lo ricordiamo, rimarrà il presidente Iachini almeno fino al termine di questa stagione, e poi si vedrà al termine di questa stagione. Sì, sicuramente. Direttore, pomeriggio nero lo archiviamo così? Sì, una prestazione veramente brutta da parte nostra, in cui eravamo riusciti ad andare anche in vantaggio e poi subito siamo stati ribaltati, abbiamo giocato senza voglia, anima, senza cattiveria, quindi queste sono le partite che fanno male, queste prestazioni che non vorremmo mai vedere perché si può perdere, ma con un atteggiamento diverso. Cos'è stata una settimana un po' particolare anche per via delle vicende societarie? Qualche assenza di troppo? Oggi probabilmente il rigore è mancato più del solito. Ma no, secondo me non esistono alibi in questo sport, si gioca in 11 e è stato proprio, siamo stati fragili, molli proprio nei contrasti, nell'atteggiamento. Loro erano più affamati di noi, correvano di più, pressavano con più forza, veemenza, e anche se avevano tanti giovani in campo, quindi a dispetto della carta d'identità hanno fatto un'ottima prestazione e va dato merito a loro di questa vittoria che ci porta nei play-out. Probabilmente quel gol dell'1-1 sembra aver fatto girare la partita, perché il Teramo, pur non facendo niente di particolare nel primo tempo, aveva fatto il gol dell'1-0. Forse resistere fino alla fine del primo tempo poteva cambiare il volto della partita. Assolutamente, assolutamente, come ho detto prima, perché trovare il vantaggio in una partita un po' tesa in cui c'erano state qualche occasione da ambo le parti ci poteva mandare all'intervallo, insomma, in vantaggio, poterci un attimo riorganizzare, riassettare. Invece poi siamo capitolati nel giro di 2 minuti, subito siamo stati raggiunti e sorpassati, e quindi sì, la partita poi ha dato coraggio a loro, che sono rientrati anche benissimo nel secondo tempo, hanno avuto varie occasioni, c'è stato anche il rigore parato, quindi è stata veramente una prestazione brutta che dobbiamo archiviare velocemente perché sennò si fa veramente tanta fatica.
prima a poca distanza da qui l'abbiamo vista parlare con Luigi Coni da una parte all'altra del cancello. Ovviamente non vogliamo essere indiscreti, quello che si può dire, cosa vi siete detti, ovviamente per quello che si può dire. No, abbiamo commentato la partita è stata un'analisi a caldo della prestazione odierna, fa parte insomma del nostro ruolo. Pensa che questa squadra, anche per come l'abbiamo vista oggi, ma non solo, visto che va verso una fase un po' di flessione, debba essere puntellata a gennaio? Vedremo quello che accadrà con la nuova proprietà, quelle che sono le ambizioni, le aspettative, gli obiettivi. È stata costruita una squadra inizialmente che aveva degli obiettivi, che doveva valorizzare i giovani, fare minutaggio, quindi adesso... Pensa che possano cambiare gli obiettivi? Per quello, insomma, avete scambiato qualche parola, sì, in settimana? Ma non sta a me dirlo. Penso che quando ci sarà la presentazione della nuova proprietà sveleranno tutti insomma gli obiettivi. Io non lo so, perché ancora non sono entrato così nel tecnico, vedremo più avanti. Carlo Musa ci sarà? Non è una domanda che dovete fare a me. Io ho un contratto col Teramo, aspetto di conoscere poi a fondo bene i piani della nuova proprietà, però sono persone che si sono presentate con tanta ambizione. Quindi penso che possiamo continuare a lavorare insieme, vedremo.